Sapevi che ci sono delle cose che esistono solo su Minecraft Bedrock? Bene, oggi le andremo a vedere insieme. La prima cosa che esiste solo in Bedrock e non in Java riguarda proprio lo shulker. Infatti noi possiamo andare a colorarlo direttamente da qui, guardate. Cioè, e quindi possiamo colorare a nostro piacimento il nostro shulker. Un'altra cosa che in Java non esiste è lo spawner. Allora, esiste, ma non puoi prenderlo dall'inventario, devi per forza fare un comando tutto strano. È complicato. Invece noi dalla Bedrock possiamo direttamente prenderlo dall'inventario. Ma non solo questo, perché noi possiamo anche metterci qualsiasi mob dentro, guardate. Allora, prendiamo un nuovo di villager, ok? E noi possiamo metterlo dentro. Oddio, oddio. Guarda, oddio. Va bene, rimettiamolo e possiamo metterci un sorvegliante. Che brutta esperienza, ragazzi. Come stavo dicendo, puoi metterci qualsiasi cosa, anche una mushroom. Ok, passiamo alla terza cosa che si può fare solo in Minecraft Bedrock. Cioè, colorare l'acqua. Perché sappiamo che se la metti in un calderone è blu, fine, acqua. Ma noi possiamo andare a colorare l'acqua di qualsiasi colore. Rosa, blu, arancione, giallo, ciano, verde e beh, qualsiasi colore. E possiamo anche colorarci l'armatura mettendola dentro. Cosa molto molto carina, perché comunque si può fare un'armatura a nostro piacimento. Noi sappiamo che prendendo questo robo qua e mettendo qui a terra, piazza tutti i fiori. Ma i fiori del bioma, cioè non va a mettere questi qui. Ma sapevate che invece possiamo direttamente aumentare questi fiori senza che ci sia l'erba e tutto sto barabam? Beh, sì, si può fare. Basta che noi andiamo a prendere sto robo e piazzandolo qui, e guardate che i fiori aumentano dello stesso, senza erba, senza niente. Ora ho messo l'erba. Con questo trucchetto si può anche direttamente prendere un fiore quando sei in survival e riprodurlo all'infinito. Che bello. Quinta cosa, praticamente noi possiamo mettere l'acqua dentro un calderone, ma in Bedrock si può anche mettere la lava. Sì, vabbè, anche l'acqua, però boh, a te chi ti caga. Un'altra cosa strana, sì, dico strana perché non è normale, perché noi andiamo a mettere qualsiasi blocco qui e i cactus esplodono. Ma non capisco perché. Perché possiamo andare a mettere il bambù in mezzo ai cactus e non succederà niente. Perché? Ah, a volte Minecraft è molto strano. Un'altra cosa molto carina per decorare le case, almeno secondo me, è questa. Cioè, noi possiamo andare a prendere delle foglie qualsiasi, qualsiasi, e metterle nell'acqua. Come potete vedere, l'acqua rimane dentro. È tipo come se, boh, le foglie assorbessero l'acqua. Si dice così? Allora, tutti noi giocatori di Minecraft dovremmo sapere che posizione di un annegato o di uno zombie è così, cioè con le braccia in avanti. Anche lui col tridente è così. Ma la cosa strana è che se spawniamo un annegato con qualcosa in mano, sarà la postura di un player.
Guardate, come me. Siamo fratelli gemelli. Un'altra cosa che in Bedrock ci facilita il gioco è questa. Praticamente, se noi prendiamo un blocco, facciamo un pillar come questo, cioè in Java noi per andare avanti dobbiamo fare così e metterci in una posizione strana. Ma in Bedrock basta mettersi su un pillar e guardare giù, cioè guardare dove vuoi passare, guardare dove vuoi piazzare il blocco e andrai avanti senza nessuna difficoltà. Cioè, guardate, questa cosa ci facilita molto il gioco. Ora quello che vi farò vedere sarà così strano che anche a voi esploderà la testa. Allora, bisogna scrivere un comando che mi sono scritto sul cartello, che se no me lo scordo perché ho la memoria piccola. Quindi noi basta che andiamo a scrivere questo comando qui, ora leggete bene, questo comando qui dovrebbe, cioè non lo so, spawnare un nuovo che non è nel gioco. Eccolo! Uovo di PNG. Allora, questa cosa è molto 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 figa comunque, ve lo dico già. Perché noi piazziamo sto coso e guardate! Oddio, ma tu chi sei? Ma non è che fa solo questo, sta immobile a fare il pisellino. No, perché possiamo anche cliccarci di sopra e possiamo dargli il nome, il dialogo, cioè quello che ci può dire, e l'aspetto tra queste skin. Madonna mia, quante skin! Per esempio, io voglio che diventa questa volpe strana. Lo chiamiamo Pisellino. E guardate, possiamo scrivere il dialogo. Lui ci dirà: ciao. Ecco, Pisellino, il nome. E sei una volpe? Ma guardate, ma quanto sei bello! Quanto! Vorrei darti un bacino. E lui ci dice: ciao. Molto amichevole, eh. Prossima cosa c'entra col cavallo. Oh, eccoti qui, ma quanto sei bello. Prima dobbiamo addomesticarlo. Dai, che mi vuoi bere. Perché? Dai, dai, ti darò tanto cibo, dai. Madonna mia, lo uccido sto cavallo. Oh, amore, vedi che capisce con le minacce. Ok, va bene, però basta parlare con il cavallo che. Andiamo a prendere una mela incantata, una mela d'oro e una carota d'oro. Gli vogliamo dare una mela? Dai, vieni qui, la vuoi la mela? Perché non vuoi la mela? Perché? Non capisco. Perché? Se gli diamo una mela incantata, lui viene! Sei un approfittatore! Ah! No! Aiuto! Oh Gesù, aiuto! Aiuto! La stessa cosa funzionerà con una mela d'oro e con una carota d'oro! Mi hai deluso! Mi hai deluso! Dopo quella grossa delusione del mio cavallo Giampiero che non mi vuole più bene, ci vuole qualcosa che ci sollevi di morale. Allora, a guardare non solleva tanto di morale, ma mi fa solo venire un grampo al cervello. Se noi mettiamo una fornace, un barile e una cesta davanti i pistoni attivando i pistoni sposteranno la fornace. Questo funziona sia col barile sia con la cesta. Però, giustamente, se non andiamo a toglierlo, la cesta rimane lì. Sfigata. Stessa cosa funziona con un pistone appiccicoso. Perché noi andiamo a attivarlo, sposterà la fornace, ma se lo togliamo, visto che è appiccicoso, la fornace tornerà indietro. Oh mio Dio, ma che serve tutto questo? Non lo so. Tutti noi dovremmo sapere che le pecore si possono colorare di qualsiasi colore. Ad esempio, io qui ne ho fatta una blu e una rossa. Ma adesso, se noi andiamo a prendere un accessorio e a tagliargli la lana, vediamo che loro diventeranno completamente tutti blu. Cioè, nel senso che la lana continuerà a crescerli blu. Normalmente.
Poi non so se Minecraft è così strano che gliela fa crescere bianca, però vabbè. Perché come potete vedere gli rimane tutto blu, anche la testa. È comunque lo stesso con la rossa, la gialla, la viola, la fucsia, la... Adesso io qui ho scritto emote. Perché ho scritto emote? Perché come vi ho già detto mi sarei scordato cosa dovevo fare. E quindi ho scritto emote per ricordarmi cosa avrei dovuto fare. Infatti noi se clicchiamo B ci apparirà, chiamiamo l'inventario delle emote. Perché per esempio faccio questa, il mio personaggio farà questa cosa malata. Stesso, ciao, bravo, bravo, lo so Francetto, troppo bravo. Ma noi se andiamo sempre qua nell'inventario delle emote e mettiamo cambia emote, sì, quel suo pulsantino magico, potremmo vedere tutte le emote, quelle di SpongeBob, Topolino, Sonic, Star Wars e tutte queste cose. Ma qual è il problema? Perché guarda, io tra tutte queste le voglio tutte. Però c'è sempre un però. C'è questo simbolo di una moneta. Io quante ne ho? Zero. Ah! Come si comprano? No, i soldi. Quindi sì, Minecraft ci fa divertire con queste emote, ma dobbiamo pagare. Bene ragazzi, dopo tutte queste cose che si possono fare solo in Minecraft Bedrock, possiamo anche terminare il video qui. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ciao!